siamo a Sanremo. In diretta da Sanremo qui a Radio Bruno, Bianca Zei, benvenuta. Grazie, buongiorno, grazie mille. Allora Bianca, la tua canzone è bellissima, l'abbiamo sentita durante insomma le prove, la sentiranno gli amici da questa sera durante la tua esibizione, il testo meraviglioso di Checco Silvestri. Eh sì, guarda, è una garanzia Checco, sono veramente felice, non vedo l'ora di cantarla sul palco questa sera. È questa canzone d'amore meravigliosa, poi io credo nei colpi di fulmine. Parla di questo colpo di fulmine tra due persone che si amano follemente, però non possono stare insieme, quindi insomma c'è questa speranza, ma in cuor loro sanno che prima o poi staranno insieme per sempre. Con Checco avete lavorato già da tempo, no? Lui è tuo autore da tanto, man mano tu cresci, maturi a livello artistico, più lui adatta i suoi testi a te, come nascono queste sinergie? Sì, guarda, questa canzone non l'ha scritta per me, però senza farlo apposta è una... comunque mi appartiene molto, io appena l'ho sentita subito mi ha colpito e l'ho sentita subito mia. Ormai ci conosciamo, quindi ha scritto altre canzoni che saranno nell'album, tra l'altro. Ecco, vogliamo farlo vedere, sì, anche agli amici. Sì, questo album Bianco e Nero contiene 20 tracce. Ci sono tantissime sorprese delle canzoni di Checco, c'è anche un omaggio alla mia cara Sardegna, che è una poesia d'amore che si intitola Non poto riposare, e ho voluto ospitare i Tazenda, visto che sono un pilastro importante per la Sardegna, per tutti noi sardi, e poi ci sono anche tante altre canzoni, ci sarà sicuramente il duetto con Alex Britti di nuovo sulla cover di Ciao amore ciao, che porterò infatti, volevo chiederti quello, ci sarà questa cover, sì, questo bellissimo omaggio a Tenco con Ciao amore ciao all'interno appunto dell'album. Sì, sono felicissima perché l'arrangiamento è stato fatto proprio da Alex, quindi anche sul palco, anche se lui non ci sarà, ma porterò lui con me. Come ti stai preparando a questa avventura a livello proprio di emozioni, psicologico, mentale? Guarda, cerco di stare il più serena possibile, più tranquilla, cerco, appena ho degli spazi mi butto sul letto e mi rilasso, cerco di non pensare a niente, di non guardare troppo internet, e mi rilasso, parlo con mia mamma visto che mi ha accompagnato. Questo fatto che siano ritornate le eliminazioni, quindi che non sia più come nelle scorse edizioni con Fazio, aumenta la tensione? Beh, sicuramente sì, ci pensi, però io cerco soltanto di cantare bene e fare bella figura. Per me la cosa più importante è questa. Prima di salire sul palco, l'ultimo istante, che cosa fai? Non lo so, non so che cosa farò, non lo so, sono sincera. Grazie mille quindi, grazie a Bianca Zei di essere stata con noi. Se puoi salutare gli amici di Radio Bruno. Certo, un bacione a tutti gli amici di Radio Bruno.